Bravi ragazzi, bravi. Su, andatevi a sedere che vi racconto un'altra storia. Grande la storia. Quindi Silvio, dopo la tempesta sono morti tutti? No, non sono morti tutti. Però vedi, i malavoglia hanno perso tutto. E sono stati costretti di nuovo a rivolgersi ai rigattieri. Ho capito. Secondo il Verga, chi nasce povero, muore povero. Proprio come Edoardo. Cosa c'entro io? Che sei sfigato? Ma cosa? Ciao a tutti, scusate il ritardo. Vieni, qualcosa per te. Comincio a leggere questo. Quindi avete deciso, maestro? Assolutamente sì. E tu sarai magnifica. Fai come ti ho detto e vedrai che questa cavalleria rusticana diventerà il mio capolavoro assoluto. Me lo sento. Vengo. Sono Turiddu Macca. Mi fate allora il piacere di venire a brindare nella mia locanda? No, andiamo a cena a casa. Non è cortese rifiutare l'invito. Buono, ora ce la facciamo, avanti, ce la facciamo, forza! Yeah! Signorina, mi conceda questo ballo? La nascita di una creatura dalla fantasia umana è il primo passo per la soglia tra il nulla e l'eternità. Mi dispiace, Santuzza. Non posso più porvi rimedio. Nonno! Nonno! Ma che vuol dire che il mare ora è verde ed ora è turchino ed un'altra volta è bianco e poi nero come la sciara e non è sempre di un colore come dell'acqua che è? Oggi è Pasqua. Abbracciatemi forte. Anch'io ho sofferto e non riuscivo a capire. Ho avuto paura. Non sapevo di aver trovato questo tesoro. L'amore.